a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui nella rubrica Scienza e Natura di Gabriele Nappi con due nuovi ospiti che vi presento. Sulla mia destra il professor Enrico Renna, presso Istituti Superiori di Napoli, Licei per l'esattezza, e ha collaborato presso l'Università Orientale di Napoli nell'ambito della SICSI. Buongiorno professore, noi già ci conosciamo, infatti continuiamo il discorso che avevamo già intrapreso sul libro da lui scritto, Filologia e Scienza. Mentre sulla mia destra abbiamo il teologo Nello Clemente, che già pure conosciamo, è stato qui nei nostri studi di Scienza e Natura. Benvenuto professor Clemente, e affronteremo una tematica importante di cui parleremo fra poco. Per quanto riguarda la scrittura di questo libro, che parte dall'antichità greca romana, il professore ci continuerà a illustrare la struttura di questo libro, che è composto da più saggi. Professore, vuole un attimo riepilogare di ciò di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, di cosa si tratta, e soprattutto ci vuole illustrare l'articolazione di questo volume. Nella precedente puntata abbiamo, come dire, discusso un pochino dell'immagine. L'immagine è quella di Alessandro Magno. Alessandro Magno è una figura non casuale, diciamo, storicamente, per lo sviluppo anche delle conoscenze scientifiche. Insomma, la sua spedizione contro l'impero della Persia portò Alessandro alla scoperta, ecco, di altre parti dell'Ecumene, cioè del mondo abitato. Questo libro in effetti, insomma, raccoglie molti contributi di varia umanità, innanzitutto incentrati su alcuni aspetti della natura, l'esplorazione geografica ad esempio, che già è cominciata nel mondo antico, in modo particolare con Pitea di Marsiglia, ai limiti diciamo settentrionali proprio del mondo abitato, la famosa Ultima Thule di cui ci parla Virgilio, ma anche il cosmo, la nomenclatura degli strumenti astronomici. Poi abbiamo un saggio su cui vorrei un attimino soffermarmi, che è quello della botanica, perché la botanica, insomma, è un'altra scienza che parte sempre dalla scuola peripatetica, la scuola di Aristotele, in modo particolare con il suo allievo Teofrasto. Noi abbiamo l'opera dedicata alla biologia vegetale, appunto l'Historia Plantarum e il De Causis Plantarum. I titoli solitamente dei trattati greci sono in latino, in cui appunto Teofrasto sviluppa le ricerche che il maestro aveva soprattutto concentrato sul mondo animale. In questo articolo io mi occupo della cosiddetta patologia vegetale, cioè vale a dire dei danni causati innanzitutto dagli agenti atmosferici su quelli che sono le piante coltivate, che nel mondo antico gli alberi erano soprattutto l'olivo e poi, diciamo, in misura non minore la vite. Poi mi occupo molto di biologia antica, soprattutto biologia marina, quindi sulle tracce dell'anguilla, i pesci dissotterrati sono dei pesci che vanno in estivazione, non dei pesci fossili come erano stati intesi per il passato anche da illustri scienziati anglosassoni. Poi mi occupo di pesci elettrici, di materiale ornamentale del mondo antico, tartaruga, corallo, e di una fiaba che appunto è il tonno e la quercia. Poi un'altra sezione sulla cultura letteraria romana, e infine gli ultimi contributi vogliono gettare un ponte per la didattica, quindi anche testi molto famosi tipo l'Inno a Venere, ecco, di Lucrezio, tradotto in greco antico in esametri dal Manro, illustre filologo inglese. Benissimo, ma dalla lettura del libro si nota che lei dedica molto tempo alla Campania, la nostra adorata Campania.
E vogliamo un attimo riprendere il discorso sul Vesuvio, soprattutto dei Campi Flegrei, sì, per i nostri telespettatori? La ringrazio molto di questa domanda che insomma mi viene molto sensibile appunto nei riguardi di questa tematica della Campania antica, la famosa Campania Felix, che significa innanzitutto fecondo. Per gli antichi la Campania era il luogo dove era possibile avere più raccolti durante l'anno, e quindi era la Campania Ferace, ferace resa tale appunto dal Vesuvio. Il Vesuvio che nel mondo antico, come dicemmo nella scorsa volta, fino all'epoca di Augusto non era considerato un vulcano, insomma c'è soltanto con Strabone, il grande geografo che compì un ascensus, cioè una salita sul Vesuvio, soltanto con Diodoro Siculo, un autore diciamo storico sempre di età augustea, e soltanto con Vitruvio, ecco, un tecnico dell'architettura, ecco, il Vesuvio cominciò ad apparire nella veste di Monte Ignivomo, insomma, che aveva eruttato fuoco. Però poi sarà la grande eruzione del 79 d.C., la cui data è stata riscritta da una recente scoperta, una scritta in carboncino dovuta, ecco, agli ultimi scavi del nostro Massimo Sanna, che insomma il direttore dell'area archeologica vesuviana, ha spostato la data dal 24 agosto probabilmente al 24 ottobre del 79 d.C. Siamo nel terzo mese del regno di Tito, Amor ac Delice generis humani, come veniva detto. Però ecco, i Campi Flegrei, denominazione antica, Tapedia Flegraia, cioè i campi ardenti, i campi diciamo legati proprio al fenomeno delle eruzioni vulcaniche, insomma, e soprattutto di questi brontolii, ecco, della terra, che io studio proprio in un articolo, Le voci dei vulcani, presente nel libro. Quindi questi Campi Flegrei insomma erano i campi ardenti chiamati Agora Efaisto dai greci. Sempre Strabone ci dà una descrizione nel quinto libro della geografia della Campania antica, erano i campi dove la mitologia localizzava anche i giganti, che insomma respiravano e con i loro sbuffi insomma davano proprio quest'idea, ecco, della solfatara, insomma. Poi c'è anche un articolo sul Monte Gauro. Quindi i Campi Flegrei facevano parte proprio della visione che avevano gli antichi di questa Campania, ed erano collegati anche a fenomeni diciamo sismici. Ecco, vorrei solo ricordare che il sesto libro delle Naturalis Quaestiones di Seneca è legato appunto al terremoto che colpì Pompei nel 62 d.C., cioè 17 anni prima della grande eruzione. Benissimo, dai Campi Flegrei passiamo invece ai campi di indagine che lei ha utilizzato in questo libro, esprimendo il suo pensiero scientifico. Allora, il campo, cioè la metodologia qual è stata? Innanzitutto il confronto con le fonti antiche. Le fonti antiche vanno lette nelle loro lingue, insomma, di partenza, quindi in greco, in latino, quindi bisogna, ecco, il soccorso della filologia, cioè l'amore al logos, l'amore alla parola, insomma, e quindi la terminologia, la nomenclatura, per capire bene, insomma, la posizione da cui è partita poi la storia della scienza, del pensiero scientifico, che diciamo nasce assieme alla filosofia, come dicevamo l'altra volta, con i fisiologi greci, sì, ma che poi prende una strada ben definita dopo Aristotele, quando la scienza si specializza appunto ad Alessandria, una delle capitali più importanti sotto il profilo culturale del mondo antico. Lì nel museo, e grazie alla biblioteca, si organizza la scienza, non solo la scienza euclidea, ecco, legata alla geometria, ma la scienza legata alla medicina con Erofilo e Rasistrato, la scienza legata all'astronomia con il grande nome di Aristarco di Samo, che propose ben prima di Claudio Tolomeo la vera, diciamo, la vera teoria, ecco, del Sole al centro dell'universo, che sarà ripreso soltanto molti secoli dopo grazie a Niccolò Copernico e a Galileo Galilei. Però già c'è nella
nella Grecia antica, soltanto che diciamo non prevalse rispetto alla tesi geocentrica di Claudio Tolomeo, su cui è costruita anche la cosmologia di Dante, che noi ricordiamo proprio quest'anno per il 700° della morte. Professor Nello Clemente, in questo libro si parla della natura nella sua complessità. A proposito della natura, lei ha qualche domanda da fare? Più che altro una considerazione e un consiglio. In tempo di pandemia potete avere la possibilità di leggere. Acquistate questo libro. Non è soltanto per addetti ai lavori. È preciso. Io non conoscevo fino a 2 minuti fa il professore. Immaginate che cosa ha saputo darmi in 3 secondi il professore. Ha parlato di filologia, filologos, e ovviamente da teologo vi devo ricordare che il logos è quello che è il prologo di Giovanni. Il professore ha parlato dei campi ardenti nell'ingresso dell'Ade. Parlando dell'Ade c'è una reminiscenza verso qualcosa che in effetti è di malinconico, e quindi ci ricordiamo Leopardi, ma una malinconia che ancora di più era di Alessandro Magno, di cui ci ha parlato il professore, perché sulle sponde dell'Indo questo condottiero con un occhio marrone e un occhio azzurro pianse perché non poteva andare oltre i confini conosciuti. E ci ricordiamo di Tarsis, quindi. Tarsis erano a quell'epoca le colonne di Gibilterra. Un profeta, Giona, non voleva andare più in effetti al Ninive e si imbarcò per Tarsis, una via finora comune senza Dio. Non ci riuscì. Fu inghiottita da un pesce, una balena, ed ecco che l'elemento ittico rientra nel libro del professore, grazie ad un autore che lui per umiltà non ha citato, Aristotele nel suo De Natura, che poi in effetti sarà di Filostrato e tanti altri. Ma perché lo dico? Perché la biologia marina trattata dal professore in ben 7-8 paragrafi parla dell'anguilla, che fino a ieri ci abbiamo mangiato un capodono a Natale, ma non è tanto questo importante, ancora di più della favola del tonno e le querce. Chi ha reminiscenza del figlio prodigo si ricorderà erroneamente che non gli davano le ghiande che mangiavano i porci. È un errore filologico, direbbe il professore, etimologico, di semantica. L'uomo non può mangiare le ghiande, non gli davano le carrubbe. Vedete, in 3 secondi il professore, parlando a me sconosciuto, ha dato la possibilità di intervenire sul suo libro. Ancora una volta, senza plagio, vi prego, compratelo. È vero, un libro che consigliamo a tutti, possiamo trovarlo in tutte le librerie. Ripeto il titolo, Filologia e Scienza di Enrico Renna. Anche la distribuzione può essere fatta anche attraverso le reti. Basta collegarsi su internet, digitare Enrico Renna, avrete tutte le notizie necessarie. E com'è bella attraverso le reti collegate ai pesci. Sicuramente. L'ultima battuta veloce, i papiri ercolanesi sono un unicum di cui possiamo vantarci. Cosa si può dire a proposito di questi papiri? Intanto ringrazio per questo felicissimo incontro di stasera, anche per queste suggestioni che mi vengono dalle sacre scritture, grazie all'illustre teologo che diciamo ha voluto bontà sua intervenire sul volume. Per quanto riguarda i papiri ercolanesi, sono effettivamente un unicum, quindi dottoressa, veramente sono una peculiarità che appartiene soltanto a noi, ecco, quindi. Perché il panorama della papirologia è innanzitutto fatto dai papiri greco-egiziani, quindi soprattutto proveniente dalla località di Ossirinco, ecco, una località egiziana dove furono condotti scavi da Grenfell e Hunt, grandi papirologi anglosassoni. Ma i papiri di Ercolano sono un unicum e sono dovuti proprio alla dinamica, ecco, della eruzione del Vesuvio, che diciamo ha seppellito sotto una coltre di 27 metri di materiale piroclastico, diciamo, la cosiddetta Villa dei Papiri, che apparteneva a Pisone, il suocero di Giulio Cesare, console nel 58 a.C. e fiero acerrimo nemico di Cicerone. La scoperta si deve agli anni 1752-1754 sotto Carlo III di Borbone. All'inizio furono scambiati per dei
Tizzone da Camillo Paderni, poi soltanto in seguito la scrittura, l'atramentum, come si dice in latino, risaltò, ecco, sul fondo annerito di questi papiri che costituiscono un unicum nel senso proprio di una biblioteca specializzata di filosofia epicurea. Quindi molti dei libri del Perifusios, quindi De Rerum Natura di Epicuro, alcuni libri, molti libri di Filodemo, alcuni libri di altri epigoni, Polistrato, Demetrio Lacone, sono affiorati grazie alla macchina del Piaggio, che fu uno scolopio molto bravo, archeologo, calligrafo delle scuole pie, ecco, che inventò questa macchina per lo srotolamento dei papiri nella seconda metà del Settecento. Bene, da queste scritture invece passiamo a un altro argomento, quello dell'arcivescovo della Chiesa di Napoli. Abbiamo visto che il Papa Francesco si è orientato verso una scelta che non mira alla formazione teologica, bensì più alla carità, alla missione, al grande prodigarsi. Cosa ne pensa di tutto questo, che si tiene conto di altri valori e non della formazione? Veda, le potrei rispondere subito che da teologo, ovviamente, per ricollegarmi a quello che diceva il collega poc'anzi, stessa sorte l'abbiamo avuto noi nelle grotte di Qumran. In effetti un pastore trovò i famosi manoscritti del Mar Morto, li portò al mercato e, sempre per tornare all'argomento, gli stavano incartando dei pesci dentro, passò un famoso archeologo e scoprì l'importanza della cosa. Questo per dire che questa è cultura, la teologia è un'altra cosa. Francesco dice: la vera teologia si fa in ginocchio. Quello che sarà lo stile, il nuovo paradigma, in effetti, del nostro arcivescovo, sarà quello di educarci alla parola misericordia, che si rifà a lei. Misericordia viene da un termine ebraico femminile, rachamim, che è il ventre delle donne quando partoriscono. Questo è il motivo per cui Papa Francesco ci ha mandato Don Mimmo Battaglia a Napoli, con la speranza che noi possiamo ritornare grandi come l'eravamo in passato, non soltanto come storia ma come amore. Cosa ci può dire a proposito della preghiera? Cos'è la preghiera? Sarà quella a cui ci chiamerà costantemente Don Mimmo Battaglia. Il suo primo giorno è stato un giorno continuo di preghiera. Ieri mattina, ovviamente, poco lo sanno perché è una cosa che fa parte agli addetti ai lavori, è stato in un monastero di clausura, e questo sarà il suo stile, senza gran cassa e senza giornalisti. Se lo vorrete trovare, lo troverete in luogo di preghiera, perché la preghiera non è soltanto lo sciorinare i Salve Regina, i Pater o le Ave Maria. La preghiera è uno status, la preghiera è stare davanti a Dio con la speranza e la certezza di poter fare la sua volontà. È importante pregare. Veda, c'era un cardinale che incontrò Madre Teresa di Calcutta, che gli chiese: ma tu quanto preghi? Il cardinale si sparò la voce dicendo: io faccio la messa alla mattina, dico il rosario e cacca bote burind cacca il rosario. E quanto preghi? Chiese Madre Teresa di Calcutta. Allora ne capì. No, non è questo, rispose Madre Teresa. Io, per fare quello che faccio, prego dalla mattina alla sera. È importantissima la preghiera, qualsiasi sia il Dio. Il teologo chiama alla coerenza del proprio comportamento, che si chiami Maometto, che si chiami Allah, comunque lo vogliate chiamare, Vishnu, che siate coerenti con ciò che è il dettato del vostro Dio. Ma mi domandavo, non pregare ci fa sentire non cristiani, non persone meritevoli di essere figli di Dio? Guardi, pregare, io lo dico ai giovani, no, che non credono in Cristo, non credono in Gesù, non credono nella Madonna, si mettono la ragazzina dietro, vanno a fare la curva 80 all'ora, una curva che si può fare 60, stanno sbandando e dico: uè, Maronna, aiutami. Quell'invocazione già è preghiera. Quella è convenienza. No, è un'invocazione dell'ultimo momento, noi non possiamo sapere qual è la convenienza. E viene anche accettata questa. Sicuramente. E noi come faremo a dire dall'altra parte chi c'è e chi non? È certo, perché la misericordia è proprio questa, non esprimere giudizi qui. Ma tralasciando questo, veda, è proprio questa la cosa importante invece. Quello che è il singolo status di vivere
con la propria coscienza. Se lei riesce a dormire la notte tranquilla, non ha bisogno probabilmente di porsi tanti interrogativi. Il maligno non riesce a dormire, perché maligno non è aureole che corne, siamo nell'epoca di Dante che in effetti ci ha attaccato i chiocchi pensando che il diavolo è qui. Il diavolo viene da un termine che è dialogos col trattino, cioè diabolos, cioè colui che non dialoga. Mentre il dialogo è dialogos, cioè l'amore per il dialogo. Ecco, chi dialoga, lo dicevo poc'anzi, penso alla dottoressa che era qui presente, non è Behemat. I Behemat nella Genesi sono le bestie, senza parole. Noi siamo capaci di generare l'altro attraverso la parola. Mounier, Levinas parleranno del volto dell'altro con la V piccola. Guardando l'altro, rispecchiandoci nell'altro, anche con queste benedette mascherine, ma guardando l'anima, quindi dell'altro, noi possiamo essere dialogici, cioè portatori anche di pace. Quindi la preghiera è questa, stare bene per far stare bene gli altri. Ci sta molto rassicurando, la ringraziamo per quello che ci ha appena da poco illustrato, grazie. Ci sentiamo più tranquilli. Ma è così. Per quanto riguarda invece lei, so che è un assiduo della diocesi di Telese Sant'Agata dei Goni. Sì. E a proposito proprio dell'arcivescovo Monsignore Domenico Battaglia, proviene proprio da questa diocesi? L'amore genera la conoscenza, il fatto che lei si sia informato su questa cosa significa che in effetti lei già ci vogliamo bene. E Don Domenico viene da Catanzaro, è un calabrese con tutte le peculiarità belle di questa terra, e in effetti tre anni fa, fu mandato nella nostra diocesi. Dico nostra perché le mie origini in effetti paterne e mia moglie sono di Sant'Agata dei Goti, provincia di Benevento, e venne come vescovo, prima nomina, nella diocesi Cerreto Sannita Telese Sant'Agata dei Goti. E io vi dico questo: se volete conoscere Don Mimmo, andate in quei luoghi, non solo perché sono luoghi legati molto al Medioevo, Sant'Agata dei Goti è proprio una perla, è uno dei borghi più belli d'Italia, ma fermatevi, ovvio, non è che ho portato un scritto povero, mendicante, però si vede che è anziano, no? Si riesce a sapere nel paese chi è indigente. Ecco, fermatevi da un anziano, un indigente, un portatore di handicap, e chiedetegli: conoscete Don Mimmo? Farà una cosa molto semplice, vi darà il numero di telefono. Ognuno che era in difficoltà nella diocesi aveva il numero di Don Mimmo Battaglia. Don Mimmo Battaglia, quando ha avuto la nomina per andare a Napoli, disse, in un contesto in effetti di presbiteri: devo andare. Ma noi amma parla ancora? No, disse, è morta una ragazza handicappata a Frasso Telesino e io vado a celebrare la Sacra Eucaristia. Questo è Don Mimmo. Una persona veramente stimata, conosciuta e meritevole di tanta considerazione e stima, ma è stato definito anche il prete di strada. Cosa si intende per prete di strada? Perché questa definizione? Veda, lei mi fa sorridere perché, stuzzicando tutta la mia teologia, è scritto che ladri e prostitute vi passeranno davanti, quindi il termine strada, però ce l'ha detto poc'anzi il professore nobilitante, peripatetico, ha detto il professore. I peripatetici erano gli aristotetici, coloro che passeggiavano. Il prete di strada potrebbe essere quindi colui che passeggia. Ma come? Vedete, questo Papa sarà conosciuto per la nuova ermeneutica, lo dichiamerò più semplice, per il nuovo vocabolario che ha coniato. Una chiesa in uscita, ospedale da campo, madre inquieta. Leggetevi il capitolo 8 della Moris Letizia, in cui dice come fasciare le ferite. Ecco, il prete di strada è quello che ha cercato di capire alla stregua evangelica che significa. Paolo di Tarso, San Paolo era un prete di strada, gli apostoli erano prete di strada. Ma perché? Perché prete di strada è Gesù. Gesù incomincia il suo apostolato a Cafarna, a casa di Pietro, piccola chicca, dove subito gli guarisce la suocera, quindi Pietro era sposato, i prioti si vogliono sposare, ma fa parte di un libro che sto scrivendo questo, chi vuole può. Ma qual è la cosa più importante? Andarono a chiamare la mamma e i suoi parenti dicendo: iatevi la figlia perché è uscito di senno. Gesù stava da 3 giorni predicando senza mangiare. Lei mi chiederà: quindi stava morendo di inedia? No, Antonella, stava morendo d'amore. Gesù per 3 giorni, quel Gesù che si commuove perché vede il popolo senza pastore, e quel Gesù che è per noi icona di quello che noi dovremmo essere. Io spero di fare con lei un viaggio a Torino. Mentre passeggeremo nel cimitero di Torino troveremo una tomba, ve lo dico subito,
Non è tanto per ricordarci in effetti quello che ci diceva Foscolo, le egregie cose, l'urlo dei forti, o Pindemond, l'animo accende, no, è di Silvio Pellico. Ed è scritto colui che ha conosciuto la grandezza nel dolore. Ecco, se è stato questo per Silvio Pellico, un ateo per eccellenza all'epoca, immaginate quale potrebbe essere lo stile di Domenico Battaglia, che non addita la croce. Il cristianesimo è la religione della gioia. Paolo VI è il primo, il Paolo Mesto, è il primo che ha scritto sulla gioia. Francesco Evangelium Gaudium, noi siamo figli della Pasqua. Ma se si succede, viene rissand, dura 3 ore. Poi è ovvio, c'è il sabato del silenzio, ma noi siamo figli della Pasqua. Certo che in un prossimo libro che presenterò qui, io dico che se il Signore ti ama, ogni tanto domani è una malattia. Lei ha scritto molti libri, vero? Che trattano... 9-10. Trattano dell'umano, lo scibile umano, l'uomo nelle sue composizioni totali. Perché viene da quello che diceva il professore. Noi veniamo dall'ictus, che è il nome di Cristo in greco. Bene. Purtroppo la trasmissione volge al termine, lei è riuscito a darci tanta serenità, trasmette quiete, trasmette sicurezza e di questo la ringraziamo. Antonella, la non sua dico... sapienza ci entra dentro. Lei è materna, lei. È importante poi che questo messaggio arrivi soprattutto ai giovani. Sicuramente. Ai giovani bisogna sensibilizzarli. Certo. E la ringraziamo davvero. Leggete di cuore. Molto. La ringraziamo davvero di cuore. Grazie, grazie mille. Grazie professore. E l'aspettiamo ancora in questi studi. Grazie. Nell'ambito di Scienze e Natura. Grazie al professor Enrico Renna per il suo bellissimo intervento. Salutiamo tutti i nostri telespettatori. A un prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti. Grazie. E grazie di nuovo. Grazie.